Una breast unit ha l'indubbio vantaggio di poter offrire alle pazienti tutte le informazioni necessarie perché il loro percorso dalla diagnosi alla terapia e anche al ritorno alla vita normale vengano fatte nella maniera più completa, più efficiente e con meno disagio possibile per le pazienti. La Breast Unit della città di Lecce Hospital è nata circa 2 anni fa in seguito all'accordo di molti professionisti che operano all'interno del percorso senologico di confrontarsi periodicamente e di poter offrire le migliori proposte diagnostico-terapeutiche alle nostre pazienti. Quando ci si mette intorno a un tavolo in più professionisti, quindi l'oncologo, il radioterapista, il chirurgo, l'anatomopatologo, ci sono molte più possibilità di inserire sinergicamente le nostre proposte nella direzione più utile per la paziente. Il chirurgo ci può dare indicazioni su come è fatto l'intervento, l'oncologo ci può dare indicazioni su quelle che devono essere le proposte terapeutiche da fare eventualmente prima dell'intervento chirurgico in alcune situazioni e fondamentalmente l'anatomopatologo ci dà delle informazioni preziosissime sulle caratteristiche biologiche della malattia. Voi potete capire che quando queste informazioni sono a disposizione di più professionisti, di più aree disciplinari nello stesso momento, ovviamente la decisione che ne scaturisce sarà la più completa possibile. Di sicuro l'approccio multidisciplinare garantisce alla paziente di avere le migliori cure possibili, quindi meno errori nel proporre una terapia rispetto ad un'altra, meno incertezze nel proporre una terapia rispetto a un'altra, ma numerosi studi hanno dimostrato che le persone seguite dalle unità multidisciplinari tipo la Breast Unit hanno un tasso di guarigione migliore, hanno una qualità della vita migliore, hanno un ritorno alla normalità in una percentuale sempre più alta di casi. Presso la Breast Unit della città di Lecce abbiamo avviato 2 percorsi molto qualificanti dal mio punto di vista. Uno è il counseling oncogenetico, cioè studiamo la familiarità e la ereditarietà dei tumori della mammella e dell'ovaio e quando identifichiamo soggetti a rischio abbiamo previsto l'attivazione di un percorso di counseling con un oncogenetista dedicato a questo che identifica le persone che possono giovarsi di un test di predisposizione a queste malattie, test noto con il nome di test BRCA1 e BRCA2. L'alimentazione è considerata uno dei fattori di rischio importanti per lo sviluppo del tumore della mammella e anche un fattore di rischio per le recidive di tumore della mammella. Le donne in eccesso di peso sono a maggior rischio. Per questo motivo, all'interno del nostro gruppo multidisciplinare abbiamo anche avviato un percorso di counseling nutrizionale proprio per fare in modo che le donne che giungono alla nostra osservazione in condizioni di maggior rischio perché in eccesso di peso acquisiscano tutte quelle informazioni utili per cercare di porre rimedio, se possibile, cercando di dimagrire quando c'è la necessità di perdere del peso per poter meglio guardare al futuro.